Il punto di contatto. Cerchio Ifior attraverso Tullia e Gian domanda. Avete detto che il punto di contatto tra noi può essere un'intesa di sentire. Che significa? Cerchio Ifior. Certamente il punto di contatto non può essere che un'intesa di sentire, che non è un punto di contatto tra io. È inutile che pensiate di avere un punto di contatto raccontandovi cosa avete mangiato, i film che avete visto. Quelli sono tutti accessori che servono al vostro io più che altro. Quello che costituisce un punto di contatto è quello che avete interiormente, è quello che vi fa comodo non capire e che è così difficile da fare. Perché tirare fuori quello che si ha interiormente nei confronti degli altri non è mai molto semplice. No, c'è l'io che ha paura di essere ferito e quindi tende a difendersi. Domanda. Ma nella pratica, scusami, proprio nella discussione della relazione, cos'era questo mettere il sentire comune? Cerchio Ifior. Tutti avete parlato, secondo me, di cose esterne. Nessuno ha posto l'accento su che cosa risuonava al proprio interno di quello che è stato detto, confrontandolo con la risonanza degli altri. Domanda. Che cosa risuonava in se stessi, quindi? Cerchio Ifior. Se noi parliamo di punto di contatto come sentire comune, il sentire comune è fatto di quello che risuona dentro di voi, non di tutti gli elementi, i fronzoli che aggiungete con l'io.